E ciao ragazzi, qui è Sabit e benvenuti in questo playthrough di Crash Bandicoot 3. Allora ragazzi, nella scorsa puntata vi avevo promesso che facevo il livello della reliquia. Ora vediamo come sono andato, ma è uno zaffino, già ve lo dico. Questo è un livello un po' bastardo di Crash. No! No, dai, no, no! Non ci credo, no, no, raga, non ho parole, guarda. E scivo così. Yes! 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 Ora ragazzi, ma io sapete perché sto facendo molto la corsa all'oro? Perché praticamente voglio platinarmi il gioco. Pregando che ce la faccio, dai. Ora dobbiamo beccare. Godetevi la Crash Dance. Ora dobbiamo farci un livello dell'Isis, eh? Che già, ve lo dico, ci sono già parecchi tifosi, ve lo dico già. Ah, ho preso una reliquia d'oro, 10 reliquie. Abbiamo sbloccato anche un altro livello là sotto. Oggi affronteremo Flaming Passion, un bel shish. Ci vuole sempre. Alla fine del percorso della morte ti verrà fatta una gemma speciale. Allora, ragazzi, praticamente vediamo di non morire. Livello di questo è un altro livello dell'Isis. Occhio. Vai, dai, saltiamo. Ui. Dai. Ok, ricordatevi ragazzi che la pazienza è la virtù dei forti, come direbbe un mio amico, va. Aspettiamo che il tappeto volante venga. Perfetto. Non sono morto nemmeno una volta. Spariamo al tifoso laggiù. Ok ragazzi, ora che complessivamente stiamo un po' andando avanti con la serie di Crash 3, non lo so ragazzi se posso iniziare già. Qui. Vi stavo dicendo, scusatemi se sto parlando poco perché non voglio fare fail. Non lo so ragazzi se posso farlo, eh. Ah! Ritentiamo. Che palle. Incominciamo male, ah, sta puntata è un po' lunga, raga, lo so. Perché ora il mio obiettivo è farmi gemme e cristalli allo stesso tempo. E vi stavo dicendo che con Total Overdose mi fa piacere, ah, che lo state seguendo. Perché è stato un grande gioco della PlayStation 2 per me, ragazzi, ve lo dico. E per l'arrivo per Black Ops 4 non vi so dire, ah. E Maronna. Che poi guardate dietro Crash come assomiglia. Assomiglia a una volpe poi. Occhio qua. Facciamo un po' attenzione. Perfetto. Qua le porte che mi danno fastidio. Perfetto. Attenzione qua. Occhio. Ok, quel tappeto è andato benissimo. Che poi i tappeti. Non era. Ah, Alien, senti, va bene che tu mi dici questo livello qua sembra il gioco di Aladdin, però basta, me lo dici un milione di volte che questi livelli dell'Isis ti sembrano quelli di Aladdin, basta. Mi devi un po' più parlare della tematica del gameplay, guarda. Perfetto. Prendiamoci i frutti Wumpa e il cristallo, però il cristallo ce lo dobbiamo riprendere dopo, raga. Ve l'ho detto, io in Crash 3 più mi so muovere, eh. Dopo ti voglio per fare la caccia alle reliquie, raga. E poi ragazzi, fare caccia alle reliquie, sta cosa l'ho presa da qualcuno, diciamo, però non vi posso dire il nome perché sennò è copyright! Ah no, aspetta. Perfetto. Ora facciamoci il livello della morte. Scusate, bonus della morte. Che poi ricordatevi, se moriamo nel livello della morte, non ce lo contano. Ta 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 ta. Allo. Perfetto, lo sapevo. C'è il lanciatore di coltelli, raga. Madonna mia.
Per forza qua dovevano fare sta cosa, sti stronzi. Porco Giuda. Porco! Meno male che non me l'ha contato. Meno male. E vedi tu, perché ora fai parte del check. Vedi tu. Dai, ritentiamo, che la puntata oggi è bella lunghetta, raga, ve lo dico, ah. Forse già siamo arrivati a 10 minuti di registrazione, non lo so. Scordatelo! Ehi, vabbè, cominciamo. Sa che palle però, maronna, che palle. Vabbè, raga, lo so, raga, però non è che uno può vincere sempre, però io a volte odio proprio dispensarmi in alcune parti, cioè, se riuscite a capirmi, ah. Aspetta. Oh! Aspettano poco, va. Ok. Vabbù. Raga, mo ci vogliono 5 minuti per fare il livello della scimmia, guardate, eh. Mi devo fare altri putti Wumpa, perché raga, nel DLC io già l'ho giocato e vi dico che già è difficile di per sé, eh. Ma così va. Madonna. Ok. Perfetto. E lo so, raga, devo andare piano, però il fatto non è che mi posso mettere a registrare per un'intera nottata, eh? Ve lo dico. Ora che ho la maschera, vabbè, possiamo pure andare avanti, però non mi piace sta cosa, raga. E comunque questa è la storia. Dai, mo 3 ore per fa sto livello, mannaggia maronna, mannaggia. Oh, e che Cristo. Dai, muoviti. Vai. Oh, ma non ce la faccio più, guardate. Ah, non ce la faccio, cazzo. Raga, sta puntata dura 30 minuti, va. Non me ne fotto. Oh, che Cristo. Eccola. Mo, perché ora che nomino il nome di Dio è invano. Devo soffrire adesso, guardate. Ah, ma una cosa incredibile, guarda. Ritentiamoci, raga, guardate, ah, già sono stanco, ve lo dico. Ma guarda, se non prendi il cannone, guardate, cazzo! E quella gente, quello vanno i scemi, vanno. Oh, ma io sicuramente, raga, non mi abbasso al vostro livello, se volete saperlo. Che vi pensate? Vi pensate che io sono talmente buono che non perdono? Ma io, raga, non perdono quasi mai nessuno. Ah, ricordatevi. Mi hanno definito una persona fredda. Che persona fredda? Se di voi non sapete dire cose in voce. Oh, mo se uno ha da dire cose seriamente, mo. Madonna, raga, madonna! Oh. Stiamo tenendo poco la maschera? Oh. Vediamo se già siamo arrivati a 5 minuti, raga. 5 minuti ancora non ho fatto il livello della morte.
Dai. Ora raga, sto un po' zitto, ah, ma permettetemi. Ok. No, a questi mo li faccio fuori, ah. Ok. Occhio. Ok, perfetto. Ora possiamo andare avanti con tutta tranquillità. E mo cadevo pure, eh. Ce n'è un altro. Allora, io direi un attimo di fare così. Perfetto. Andiamo di nuovo qua. Ok, l'ho ucciso, andiamo avanti. Ma dovrebbe esserci un altro lanciatore di coltelli. Eccolo, lo sapevo! Che Cristo, Madonna, che Cristo, Madonna, non ce la faccio più proprio. Raga, ma... davvero, guardate, ah, non ce la faccio più a giocare a Crash, guardate. Oramai siamo arrivati a 2 anni che Crash non l'ho finito, guardate, ah. Che Cristo, non ce la faccio più, mi sono rotto il cazzo. Mi sono rotto il cazzo di giocare a Crash, guardatemi, ah. L'ho giocato per conto mio, però mo basta. E mo, quando una cosa va a lungo... quando una cosa va a lungo, va a lungo! Madonna, non ce la faccio più. Raga, io posso anche sospendere la serie. Ma basta che non ce la faccio più a giocare, cazzo! Basta! Oh, non ce la faccio più a giocare, Cristo! Non ce la faccio più, mi sono rotto il cazzo di giocare col Bandicoot, porca puttana! Che cazzo fare che questi questi no? Non hai capito tu. Oh. Ehi, cagamenti di cazzo. La maschera qua. Ok, perfetto. Gemma e gemma verde è andato bene. Cristallo pure. Ora vediamo di finire il livello. Ora dobbiamo ritornarci, ah. Eh? Dei livelli dell'Isis poi. Volendo posso anche ritornare indietro. Però ecco, mi sono fatta una vita. Ok. Ok. Ah, facciamoci il bonus almeno. Aspetta, leviamo, leviamo a questi, va. Aspetta. Ok. Così non ci rompo nel cazzo fino alla fine, va. Può sembrare un livello di Aladdin, raga, però è andata bene così. Scusatemi se a volte posso essere così, ma... è che Crash l'ho allungato troppo. Io dovevo fare come facevano altri. In un livello di... in un video dovevi fare massimo 2 o 3 livelli, guardate. Ah, sarebbe stato bello, raga, ma il fatto che io non voglio troppo... come si dice, annoiarvi. Non vi voglio troppo annoiare. Maronna, madonna, maronna, maronna, che palle morire, mamma, che palle. Ah, ecco, vedete che quello non se n'è andato, ah? Eh? Non se n'è andato quel tizio. Proprio perché deve rompere le palle a noi. Raga, io se devo andare a caccia delle reliquie, ve lo dico. Cerco di combattere loro, però... la cosa la vedo difficile, raga. Anzi, è perché in alcuni livelli sono proprio stronzi, ve lo dico. Raga, madonna, dai. Siamo arrivati a quanti minuti, raga? 16? O 30, o 20, boh. Allora io, per caricare bene il video, devo iniziare, devo editarlo bene la sera prima. Perché, raga, non... perché arriva la mattina, un'ora fa, già era carico il video. Dio mio santo, madonna. Madonna, che Cristo!
No, raga, io veramente mi sono rotto le palle, guardate, di giocare a Crash. Anche di portarvelo, perché oramai tutti quanti l'hanno portato, tranne che io. Io mo sono arrivato a quello più facile fra tutti e mi sta rompendo le palle il gioco. Oh. E che Cristo. Aspettate un po'. Ok. Allora, qua faccio così invece, ho voluto fare così per forza, raga. Dai, ora distruggiamole. Vedete che col cannone è più facile, eh? Vedete, quella cosa è inganno là. È inganno, sì. 60 no, potrei pure avrei pure potuto sbloccare la gemma. Attenti, raga, posso anche aver fatto uno. A quanto pare sì, no, raga, non ho parole, guardate, eh. Ce l'abbiamo fatta, a quanto pare. Per una schifosa cassa, madonna. Per una schifosissima cassa. Avevo fatto tutto quanto insieme. Vabbè, ragazzi, lo ritentiamo a fare, se no lo faccio nella prossima parte. Perché mo penso che il video è durato troppo a lungo. Sapete che faccio? Io adesso vi saluto qua. Perché la gemma l'ho sbloccata alla fine. Oh, ho guadagnato un trofeo. Guarda dappertutto. Quanto ci scommettete che ho sbloccato qualcos'altro? Ve lo dico subito, guardate, eh. 3 per vita, non va bene. Ecco, e infatti, vedete? Manca una sola gemma e abbiamo finito. Vabbè, ragazzi, un bel mi piace e ci vediamo al prossimo video.